Il perché delle apparizioni, ecco, potrebbe essere ancora oggi questo il tema di questo nostro incontro, un perché che cercheremo di sviscerare anche prossimamente entrando prima nei messaggi generali fondamentali che ci vengono dalle apparizioni delle apparizioni mariane riconosciute dalla Chiesa, lo sottolineo, riconosciute dalla Chiesa. Le altre apparizioni mariane in genere si dicono presunte. Né neghiamo e nemmeno, come dire, andiamo a credere così senza prima aver ricevuto la luce della Chiesa. E guardate che quando la Chiesa dice che una apparizione non ha, una presunta apparizione non ha nulla di sovrannaturale, noi cristiani non dovremmo più andare in quei posti o da quelle persone, perché l'obbedienza alla Chiesa è una qualità, è una virtù, meglio, che Maria richiede in ogni apparizione. È inutile dire: ma io vado lì solo per pregare. Sì, è vero che tu vai solo per pregare, ma prega da casa o prega in chiesa, visto che lì la Chiesa ha detto: per adesso non c'è nulla di sovrannaturalità, o non c'è nulla di sovrannaturalità. Come pure le apparizioni riconosciute dalla Chiesa non sono un obbligo di fede, sono rivelazioni private. Cioè, le apparizioni di Lourdes, piuttosto che quelle di Fatima o altre riconosciute, non, il cristiano può crederci come non può crederci. L'importante è che viva il Vangelo. Quindi sono rivelazioni private, non sono un obbligo di fede, un precetto di fede. Però noi abbiamo sempre bisogno della Madonna, noi abbiamo sempre bisogno della mamma. Se Dio si è incarnato nel Figlio e ha capito e sa benissimo qual è la nostra umanità. E quindi non è un caso che avvengono delle apparizioni riconosciute, come ho detto, perché c'è una pedagogia di Dio, c'è una pedagogia di Cristo che è quella di salvarci, è quella di salvarci. Quali sono i messaggi, diciamo, di fondo che Maria in tutte le sue apparizioni ci lancia? Ancor prima, su cosa fondare le apparizioni della Madonna? Le apparizioni della Madonna si fondano anche sul Vangelo, anzi, solo sul Vangelo. Torniamo al Vangelo di Giovanni, no? Siamo lì sul Calvario, Gesù è sulla croce. A un certo punto tutti sappiamo che Gesù guarda la Madonna e le dice: donna, ecco tuo figlio, indicando Giovanni. E a Giovanni, indicando Maria, o meglio, indicando verbalmente Maria, le dice: ecco tua madre. Da quel momento Maria, per mandato del Figlio Cristo, diventa la madre di tutti i credenti. La madre mia, la madre tua, la madre di tutti i credenti. E io oso anche dire la madre di tutti gli uomini, perché Gesù sulla croce è morto per tutti. Poi che io lo accolgo o non lo accolgo è un altro discorso. E la mamma vuole la salvezza non solo dei credenti, ma di ogni uomo e di ogni donna su questa terra. Quindi dalla croce Gesù affida a Maria una funzione di madre. E su questa funzione di madre noi potremmo anche fondare e spiegare le apparizioni della Madonna. Ma di questo ne parliamo ancora domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!